Mobile World Congress di Barcellona nel 2017 con una novità anche da Kodak, si chiama Kodak Extra. Questo è un oggetto che è stato presentato all'ultimo Consumer Electronic Show di Las Vegas e che arriva anche qui in Catalunya. Le caratteristiche sono quelle di un telefono con una fotocamera molto avanzata o forse di una fotocamera con delle capacità telefoniche, perché in questo oggetto trovate Android 6.0, ma la caratteristica fondamentale è ovviamente quella di avere un reparto fotografico, invece un comparto fotografico realizzato da Kodak con estrema cura. Un sensore da 21 megapixel con uno stabilizzatore d'immagine con un'apertura 2.0, mentre sulla parte frontale del telefono c'è un sensore da 13 megapixel con apertura 2.2. La batteria di questo oggetto è da 3000 mAh, mentre il processore con cui è stato realizzato è un MediaTek Helio X20, un processore deca-core addirittura con 10 core con una ottima gestione del consumo della batteria. Per quanto riguarda l'aspetto di questo telefono, vedete che non ci sono personalizzazioni particolari. Si tratta di un prodotto con Android 6.0 nella sua versione nativa. E il meglio ovviamente arriva con la gestione della fotocamera, molto più sofisticata rispetto a quella di un normale telefonino. Vedete un selettore che richiama in pratica il funzionamento di una normale fotocamera, vi dà la possibilità di gestire tutte le modalità di ripresa. Funzionamento molto semplice dunque del comparto fotocamera, che ha nella capacità di zoomare uno dei suoi punti di forza principali. Il Kodak Extra è un oggetto che sicuramente, insomma, non è molto adatto probabilmente ad essere utilizzato da telefono, ma può essere una fotocamera molto interessante. Ho usato in passato la Samsung Galaxy Camera e la possibilità di editare direttamente dal proprio smartphone e di condividere immediatamente tutto quello che viene catturato con una qualità dell'immagine superiore a quella di uno smartphone, per me è una soluzione molto ma molto interessante. Kodak Extra al Mobile World Congress 2017.